Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Sono Elisabetta Tonon, sono il direttore artistico della rassegna Il Giardino dei Gelsi, che presenta ai bambini di età dai 2 ai 7 anni delle letture animate tratte da dei testi con un filo conduttore nella cornice del Giardino Pensile di San Francesco La Scarpa. Il progetto è nato circa 4 anni fa con l'ausilio, insomma, il sostegno, il patrocinio gratuito del comune di Bitonto e con la collaborazione di quattro realtà che sono la cooperativa Reartù, Io sono Mia, l'associazione di promozione sociale Io sono Mia, la libreria Amelin e il primo anno anche la fattoria degli artisti. Abbiamo lavorato sul pubblico evidentemente in maniera positiva, perché abbiamo intercettato forse una necessità che c'era a Bitonto e quindi abbiamo avuto una bellissima risposta. I bambini vengono a godersi la cornice con i loro genitori, che è quella di questi giardini meravigliosi, vengono ad ascoltare delle fiabe che abbiamo scelto con un criterio anche un po' particolare. In particolare la, appunto, collaborazione con Io sono Mia ci ha portato a scegliere anche fiabe che non favoriscano gli stereotipi di genere, e così è nato il lavoro di oggi, di cui vi parlerà Roberta Bonasia, che era la coprotagonista e co-scrittrice e co-regista di questa piccola lettura animata che abbiamo presentato ai nostri bambini e bambine. Ebbene sì, ci siamo ispirate alla storia di questa principessa che ovviamente combatte e cerca la salvezza alla fine, specialmente la salvezza in se stessa, e quindi ovviamente è una storia diversa dal tradizionale. La fiaba è appunto ispirata alla principessa, il cui titolo è appunto La principessa ed il drago. E che dire, la protagonista tende ad affrontare questo drago pur di salvare il suo principe, che alla fine ovviamente si non spoilerare, mostra, non spoilerare. No, non si mostra diversamente. Vi auguro di acquistare ovviamente questo libro, perché è veramente bello, molto semplice, e imparate ovviamente anche a tetralizzare le fiabe, perché è sempre importante, non solo per poterle vivere con il cuore e imparare addirittura a vedere come sempre come un bambino. Coglierei al balzo, diciamo, quello che ha detto Roberta. Non smettete di guardare la realtà con gli occhi dei bambini. Basta. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.